Allora ragazzi, sono di nuovo qui perché ho scoperto dove bisognava proseguire, perché c'è una terza via che proprio non avevo calcolato minimamente. Eccola qui. Sembra uguale, ma è un'altra diversa ancora. Dunque andiamo. Qui finalmente c'è il nostro secondo segreto. Dopo tanto tempo possiamo prendere il secondo segreto. Ecco la grata di cui vi parlavo nella parte precedente che non trovavo. Aspettate. Dai, Lara, entra. Ancora non ce lo dà. Perfetto, segreto dato. Non vado giù a calarmi a prendere tutto perché no, non ne ho voglia. Bling, qui ci sono dei topi, intanto noto. Allora, preparatevi perché dovremmo rifare un'altra volta. No, non da questa parte. Dovremmo rifare un'altra volta il giochetto di infilarci nei cunicoli a tempo prima che arrivi la metropolitana e investirci. Bella roba proprio, eh. Quindi salviamo la partita. E diamoci da fare. Allora, qui adesso bisogna scegliere un cunicolo preciso perché ce ne sono tanti, ma si chiudono tutti meno che uno. Quello si chiude. Ma come al solito sti pixel del cazzo malprogrammati che devono sempre farmi investire anche se andavo bene nel cunicolo. Mamma mia, ma ce la fa... non ce la posso fare proprio a fare una cosa alla prima, eh? No. Posizione attuale, vai, meno male avevo salvato poco prima. Comunque ragazzi, adesso ci sta un altro enigma, mamma mia, pallosissimo, veramente, ma perché ho voluto, solo avessi scoperto il gioco su cui voglio fare la guida un po' prima, mamma mia, questa guida non l'avrei neanche iniziata, perché ora sta seriamente, seriamente stressando. Ah, ce l'abbiamo fatta, meno male. Prendiamo questo pulsante. Non ripassa più adesso, eh. Va bene, eccoci, ci siamo. Un labirinto proprio di merda adesso ci sta qui, che non ho capito bene. Le soluzioni lo fanno vedere troppo alla svelta. Le mappe sono mal spiegate, va bene, allora. Eccoci qua, è un labirinto super labirintistico. Allora, pulsante A, giusto? Sì. Premete il pulsante B, che è questo. E voltatevi. Perché sto leggendo proprio una soluzione che girate subito a sinistra. E poi a destra risalite lungo il corridoio. Ah, il pulsante C adesso abbiamo da premere. Va bene. Dunque, adesso a sinistra, poi a destra, lungo il corridoio. Pulsante C. Eccolo. Va bene, abbiamo premuto il pulsante C. Ora cosa viene? Va bene, dietro l'angolo, ignorate il pulsante D, va bene, invece voltate tornate lungo il corridoio dove saranno aperte le porte sulla destra, pronto soccorso nell'angolo, poi pulsante F, va bene, allora ok, pronto soccorso non ci interessa, per cui torniamo dove eravamo prima e premiamo, allora dunque adesso siamo qua. No, qui c'è una porta chiusa, la cosa mi dà un pochino sui nervi. Ah, e qui ci sono due pulsanti, perfetto, allora noi dobbiamo premere pulsante F a sinistra. Adesso uscite dalla porta di destra, andate dritto e girate per premere nuovamente il pulsante B, va bene. Porta di destra. Quindi è questa qui. Puntatevi a sinistra. Da questa parte. Ah, vabbè, tutto dritto. No, c'è qualcosa che non mi convince.
No, qui siamo dove c'erano i pulsanti C e D. Quindi se vado proprio dritto, 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 adesso, così. No, questo è il pulsante A. Ecco, se vado adesso qua e poi da questa parte, posso premere nuovamente il pulsante B. Va bene. Pulsante B, va bene. Ok, adesso possiamo andare dritti al corridoietto del tempio. Però, wow, siamo già a quanto? A 5 minuti, e vabbè, questo è un enigma proprio complesso, mi serviva proprio. Allora, pulsante B. Va bene, c'è qualcosa che non mi quadra. No, no, c'è proprio qualcosa che non mi quadra. Devo aver sbagliato. Però, ragazzi, uffa, sempre. Dunque, allora, cos'è che ho sbagliato? Perché anche seguendo le istruzioni io devo sempre sbagliare tutto? Ci siamo, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, la fine di questo labirinto che lo temevo proprio e non lo sopportavo, mamma mia. Va bene, ecco, ci siamo. Questi suonini, ignorateli, sono delle cose che tintinnano con cui adesso non ci avremo a che fare. Ah, le serrature delle chiavi di Salomon, mettiamole. Chiave di Salomon. Una, vedete, abbassano quelle spade. E due. Ma in questo episodio forse di più riusciremo a fare. Si è aperta quella porta e gira anche questa cosa. Adesso, per questa stanza c'è una tenda segreta che nasconde un oggetto importante. Ah, proseguimento livello Lara. Grazie. Oddio, non ho ancora salvato, la che ci penso. Cazzo, io devo salvare. Meglio farlo, guardate. Ho risolto quell'enigma. E se ora morivo lì per quello stupido errore c'avevo da rifarlo tutto. Ma non se ne parla, gente, non se ne parla proprio. Ah, eccola, è questa la tenda, sì. Ta-da! Era attraversabile e ha con sé quest'affare. Attenzione che lì il pavimento crolla, così come crolla anche qui. Salviamo la partita. Abbiamo fatto. Ci siamo riusciti, ci siamo riusciti, ci siamo riusciti a fare quell'enigma del cavolo proprio. Qui c'è un altro oggetto importante. Una chiave, mi sembra. Non ho idea di cosa sia. No, no! No, incredibile! Ragazzi, il miracolo! Non è morta! Non ci posso credere! E vabbè, non si riaggrappa perché è giusto così. Devo comunque morire, capito? Carica partita. Posizione attuale. Allora. Perché non si era aggrappata? Dai, potevi farcela, vabbè, non lasciamo perdere. Meno male che avevo appena salvato. Frase oramai ricorrentissima. Dunque. Niente, ora lo faccio crollare. Come potrei fare? Ah. Bastava un semplice saltino. Va bene, adesso esploriamo bene qui tutto. Un cane! Un cane zombie, quei cani zombie strani che ci stanno perseguitando dall'inizio di questo livello. Adesso dovrebbe esserci un passaggio da qualche parte. Se, no, qui è da dove siamo venuti. Dico bene, no, non è dove siamo venuti, bene, è dove bisogna proseguire. Per una volta tanto. Non stanno succedendo sfighe estreme. Anzi, Oldwich, l'avevamo iniziata abbastanza bene, devo dire. Non si vede niente, neanche se ho acceso un.
No, va bene, adesso si vede qualcosina di più. Bisognerebbe risbucare da una parte che però è buio da fare schifo, mamma mia, non si capisce niente. Ah, ce l'ho fatta, bene, bene, perfetto. Ce l'ho fatta. Allora, adesso c'è da fare una serie di salti. Sì, ma dove? Dunque, non da questa parte. Lì in avanti, va bene. Qui in avanti penso proprio, sì, perché non vedo altro modo. Siamo a 10 minuti, wow. No, non si aggrappa. Allora, scusa, io come ci proseguo qua adesso, se non posso? Dunque, qui intanto è sempre. Ah, ecco! Cioè, qui vedi una cosa in più per aggrapparsi. Dobbiamo adesso proseguire verso la fessura, ragazzi, non verso quel coso lì in alto. Dunque, adesso salviamo. Sto per riesaurire i cristalli di salvataggio, ragazzi, che incredibile, veramente incredibile. Saltone. Ora dovete aggrapparvi qui, proseguire carponi e. Mamma mia, Lara che prosegue carboni mi dà sempre un sacco di problemi. Non so se io ho glitchato il gioco, ma come quella volta lì al primo livello di Londra, Moro su Tamigi, non si rifiutava di proseguire carboni all'indietro. Vediamo. Qui sopra. E adesso c'è da arrampicarsi al soffitto, se non mi ricordo male. Ecco, vedete, infatti. Meglio salvare, non voglio cadere nell'acqua e ripetermi tutto il santo percorso. Wow, 12 minuti. Dai, questo episodio però sta venendo, diciamo. E adesso possiamo proseguire. Fino ad arrivare qua. Con una biglietteria, dobbiamo usare il biglietto? No, ragazzi, non è ancora la fine del livello. Sto livello è veramente lungo un'esagerazione. Ah, si sono rimossi i cosi e noi possiamo proseguire. Dove? Ah, no, questa è effettivamente la parte finale del livello, ma abbiamo ancora un po' da fare. Vi ricordo che ci sono ancora tre segreti. E direi che per questo episodio è tutto. Ci rivediamo alla prossima. Ciao!